Signori, 4 uova fresche fresche, lo si nota, guardate da quanto sono sodi i tuorli. Sembra, ragazzi, che questa sia davvero una colazione insolita. Sono fresche. Ragazzi, ottimo, le uova sono freschissime. Amici di Braciami Ancora, oggi rompiamo tante uova, ma tante, tante, tante uova. Preparatevi, perché sulla brace faremo una roba che non si è mai vista. Però prima vi dico dove sto: ristorante Dalina, Stimigliano, provincia di Rieti, e questo è ufficialmente, signori, il mio ristorante preferito. Io quando voglio venire a mangiare una bistecca vengo qua, trovo calore, un ristorante pazzesco, un ambiente meraviglioso, e oggi su un braciere spettacolare rompiamo e facciamo un frittatore di 100 uova. Andiamo, andiamo, andiamo! Eccoli qua! Allora, lui è Michele. Buongiorno a tutti. Adelaide. Adelaide è la proprietaria. È lei che comanda, ragazzi. Questa è quella che comanda, non la fate arrabbiare. Ricordatevelo sempre. Federico è qua. Allora, ragazzi, loro comandano e indovinate chi fatica? Federico, eccolo qui, è più grosso di tutti. Allora, le uova ce l'abbiamo? Sì. Perfetto. Allora, le uova, signori, ce l'abbiamo. L'obiettivo è dichiarato: fare un mega frittatone su quella brace lì. La brace c'è e il pentolone pure, dove sta? Michele, Federico, da dove iniziamo? No, io ho capito una cosa, lui guarda. Cioè, praticamente, ragazzi, le gerarchie sono queste. Adelaide comanda, critica e bacchetta, giusto? Sì, certo. Michele sta tra l'incudine e il martello. Certo. E tu praticamente ti segui. Esegue. Tu sei quello che se la mia in quel posto, esatto, giusto? Perfetto, esatto. Benissimo. Vabbè, iniziamo, ragazzi, dai, va. Dobbiamo rompere 100 uova, Non allora, è cosa fai uno per volta, almeno lo controlliamo. Anche se sono fresche. Una per volta? Sì, controllo. E li mettiamo dentro? Ah, vedete, ragazzi, che tecnica. Giustamente Michele mi fa notare questo. Si rompe una alla volta e si mette qua dentro. Perché non sia mai ci fosse un uovo che non va bene, non rovina tutto il resto. A parte sono fresche, no, ste uova? Il primo uovo lo rompo io? Vai. Olè, andiamo. Direi che è buono, no? Vai. Tu l'hai mai fatta una frittata così? No, mai. Bene, ragazzi, 100 uova sono tante, sono. E intanto poi la pancetta? La pancetta vogliamo cuocere, e cuociamo la pancetta, va bene, vai, dai, andiamo. Ok, vai. Ah no, porco mio, ho sbagliato, scusate. Questo era il decimo. 9, dai, famo il countdown. 9. 8. 7. 6. 5. Oh, sapete contare pure al contrario, andate forti. 3, 2, l'ultimo uovo di 100 uova. Olè! Tiè. Tanta roba, tanta roba, tanta roba. Ci siamo. Olè. Oh, ragazzi, sbattiamo? La famo? Una pulita, sì. Gli diamo una pulita, dai, sì. Ragazzi, 100 uova. Queste 100 uova, 100 uova. Ragazzi, parliamoci chiaro, esistono mille milioni di varianti per la frittata. Se vogliamo, anche la frittata è un grande simbolo di libertà, perché ognuno se la fa come gli pare. Qui, oltre alle 100 uova, abbiamo il sale, il pepe, il latte, il parmigiano e il prezzemolo, e lì abbiamo la pancetta. Non è che vi è carica sta frittata, vi è stracarica. E che facciamo? Da dove iniziamo? Sale e pepe? Sale e pepe. Quanto ce ne mettiamo di sale? Bella lotta, eh? Che dici? Pizzicone? Dai, vai, inizio io. Bella manciata. Il pepe un po' di meno, che magari aggressivo. E il parmigiano ce lo mettiamo tutto? No, è tanto. Vai, allora vado. Adela, tu urla basta, eh? Vai. Vado. Vai, vai. Vai, vai. Beh, col parmigiano è buona, ragazzi, la frittata, eh? Che dici, Adela? Dai, un altro po'. Un altro po'? Olè. Basta, dai. Oh, dai, va, madonna. Una mezza chilata, prezzemolo. Era. Prezzemolo qua, voglia. Mettevo tutto, vai, famola bella, bella verde, gli eravamo stata una verde. E poi, ragazzi, gli volete dare, diciamo, un tocco di classe in più? Quanto ce ne mettiamo? Un bel goccio di latte? Sì, non lo mette tutto. Vai, basta, olè. Vai. Mo' giriamo? Sì. Poi, come dice nonna, gli date frusta? Vai. Matt, allora, facciamo vedere come funziona. Guarda, allora, io mando Adelaide fa i video per Instagram. Michele fa parzialmente finta. E Federico lavora. Questa è l'Italia che piace. Questa è l'Italia, ok?
Federico, hai fatto un ottimo lavoro, lo sai? Bravo. Bravo ragazzo, bravo. Ora voi non lo sentite ragazzi, vabbè, ma l'odore di uovo si sente bello, bello forte. Ma hanno finito di grigliare la pancetta e mi sta entrando nella narice sinistra e anche quella mi sta generando tanto turbamento. Guarda, guarda, vieni, vieni. Non c'è nemmeno un tuorlo, li abbiamo rotti tutti. Ade, le fai assaggiare la pancetta? Sì, certo. Assaggia. Il maiale, signori, c'è sempre quel fascino. Mortacci, quanto è buona. Il maialetto, la pancetta, alla brace, ragazzi, è sempre tanta roba. Dico solo una cosa. Buono. Beato chi questa frittata stasera se la mangia. Non vi dico niente, lo vedete a fine video ragazzi. Nel frattempo però due considerazioni devo fare. Il primo, seguite il ristorante Dalina. La seconda cosa ragazzi, quando torneremo a fare le cene sociali tutti insieme, per partecipare ai nostri video ci dovete seguire su Instagram. Quindi bracciami ancora da Tino Basso Official, seguiteci e proseguiamo il lavoro, vai! Allora ragazzi, frittata pronta, Federico sta facendo il letto di brace, travasiamo la frittata nel padellone e la adagiamo sul letto di brace. Voi direte perché la fai sulla brace? Perché ragazzi, se cuocete i cibi sulla brace, gli dà quella nota affumicata che il fornello di casa non vedrà. Molto chiaro, molto semplice. Cuocete tutto se avete la possibilità sulla brace, perché gli dà quello sprint in più di affumicato che rende tutto molto più godurioso. Non sbagliare, qua te licenziano a te. E mi viene il video male a me, eh? Cioè esatto. Ci metti sempre te, cerchietti. Sempre io. Però sta andando bene, dai. Sembra quasi che è il lavoro tuo, sai? Guardate, guardate la goccia di sudore, guardate la goccia di sudore. Già sta a fare, allora io no, mi immagino la grande pazienza di Federico, che già sta a fare un lavoro impegnativo, poi ripreso dalle telecamere con un grande rompicoglioni come me accanto, però nonostante questo ci siamo riusciti. A posto. Tutto dentro. La scattiamo sul letto di brace. Andiamo. Dio, che operazione meravigliosa. Guarda Germanico. Ascolta però, la fai? Se si aspetti che sei freddo, oh, mamma mia. No, no, beh. Ma può essere un permanico. Un permanico, tocca prenderla da sotto, ma scotta. No, da qua ce la potrei fare. Proviamo. Ragazzi c'è un problema. No, il problema non la padella è qua, bollente perché l'abbiamo prima adagiata per un minuto sulla brace e Federico crede che è un po' pesante. Il manico potrebbe non reggere. Quanto pesa secondo te? Ma tanto. Tanto. Vai, mi raccomando, vado, siamo tutti te. Famo tutti il tifo per te, eh. Anche una goccia, Dio. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia. Dai che gliela fai, da che poggia tu. Olè. Oh, bravo. Mamma mia, Federico. A posto. Ragazzi, sembra un giochetto facile fare sta frittata, ma vi posso assicurare che qua ci saranno 600-700 gradi e gli va data la menzione d'onore e l'applauso a Federico perché adesso dovrà girare, ovviamente lo vedete, no? Sì, certo. Dovrà girare la frittata di fronte a 700 gradi, vado a occhio, e bisogna girarla. Ragazzi, è passata mezz'ora e la frittata sta cominciando a prendere forma. Piano inizia a cuocere. C'è un profumo di frittata meraviglioso. Quanto, secondo me, un altro quarto d'ora è fatta, che dici? Sì, quarto d'ora. Mamma mia, ragazzi, tanta roba. Oggi davvero tanta roba. A proposito, qualcuno di voi ha mai fatto frittate simili? Se siete all'ascolto, diteci magari che tecnica usate, come la fate, che sarebbe interessante saperlo, fare un confronto. Io non vedo l'ora di assaggiare per vedere se c'è davvero una nota affumicata sta frittata. Mamma mia, dai! Pronta? Controlla un po'. Fa vedere sto termometro? Ragazzi, termometro ultima generazione, sicuramente digitale, c'è anche l'app. Grande, il metodo della nonna, si può dire. È il metodo della nonna per il frittatone da 100 uova. Un stuzzicadente, grazie. 1, 2, 3. Dopo circa un'ora e 10 di lavoro, da quando abbiamo aperto il primo uovo, abbiamo il nostro frittatone da 100 uova. Sono felice perché siamo riusciti, cioè sono riusciti a fare un gran lavoro, ma sono ancora più felice perché adesso vi facciamo vedere a chi la portiamo. Non ce le mangiamo noi questa frittata da 100 uova, ma la portiamo a chi ha sicuramente più bisogno di noi. Quindi seguiteci ragazzi, ora la porzioniamo e partiamo in direzione Roma. Thank you.
ragazzi, la frittata l'abbiamo portata qui alla casa Dono di Maria. Siamo praticamente attaccati a San Pietro, loro sono missionari della carità e questa sera la daranno ovviamente a tutti, diciamo, i senza tetto che vengono qua per rimediare il pranzo e la cena. E fatele le challenge sul cibo non è vietato farle, ma a nostro avviso, a mio avviso, vanno fatte. Ma poi il cibo che si cucina, il cibo che si prepara va destinato o va mangiato tutto in cordialità, senza offendere nessuno, senza offendere il cibo, oppure quando si fanno queste cose mega tipo la frittata da 100 uova, a mio avviso è bello destinare tutto questo cibo a chi ne ha bisogno. Ragazzi, è difficile che mi vedrete fare challenge dove mangerò 100 uova tutte insieme, secondo me sono anche diseducative, c'è chi lo fa, è giusto farlo, nessuno glielo vieta, però volevo ringraziare uno le suorine che ci hanno accolto, due grande Michele, ti abbiamo fatto uscire da Stimigliano, sei venuto da San Pietro. E ci siamo fatti anche una bella passeggiata. Ci siamo divertiti, grazie Federico. Noi abbiamo le macchine parcheggiate non male, malissimo. A questo punto io vi saluto, ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video. Iscrivetevi, come al solito, ragazzi, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao! Allora Francesca, questa è la frittata che abbiamo fatto alla brace. Mazza che grossa! Alle suorine gliene abbiamo portate praticamente, ne ho fregato un pezzetto per fare questo assaggio finale. Mortaggio quanto è buona, ci sta tutta. Madonna! La nota affumicata ci sta? Perché me la sto mangiando con Francesca la frittata? Perché Francesca ci insegna ad abbinare i cibi ai vini con la frittata. Che ci abbiniamo? Allora, qua c'è una parte grassa, una parte dolce, un pochetto affumicata. Quindi ho pensato, assolutamente, di metterci un vino che è anche abbastanza contadino come la frittata, no? Giusto, sì. Ok? Quindi un bel cesanese del Piglio. Siamo nel Lazio, il cesanese del Piglio è una nostra ricchezza importante. Verso ancora. Allora, Michele, come sempre, non devi mangiare tutto giù. Mastica, no, la bocca un po' zozza e poi imparato, assaggi. Ho imparato ormai. Vai. Ci sta, è vero. Abbiamo... Devi mangiare? Sì, sì. Amici di Bracemi Ancora, ora abbiamo abbinato alla nostra strepitosa frittata alla brace anche il vino, grazie a Francesca. Vi ricordo, seguitela su Bracemi Ancora, perché nell'altro canale vi dà un sacco di dritte sui vini e vi insegna un sacco di cose. Posso? Bracemi Ancora.